particolare Marisa Grasso Racciti, che è qui vicino a me, per chi non la conoscesse, è tornata a Montefiore. Ringrazio. L'onorevole Gianni Tonelli, io lo chiamo l'amico che tutti vorrebbero avere, perché veramente quando c'è un amico leale non lo si abbandona mai. È stato presidente, è stato segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia. Parliamo di ricollocazione e non di intitolazione, perché l'intitolazione l'abbiamo fatta esattamente 2 anni fa, nel 2016, a maggio. Quando abbiamo intitolato questo posto bellissimo all'ispettore capo di polizia Filippo Racciti, tragicamente ucciso durante il derby Catania-Palermo allo stadio di Catania il 2 febbraio 2007. E se siamo qui perché l'odio politico è capace di produrre la peggiore violenza. E così questa targa è stata oggetto di atti vandalici per più di una volta. L'ultima volta la notte di Pasqua di quest'anno, quando è stata completamente distrutta a colpi di martello. Un gesto che offende profondamente la memoria di un eroe, così come offende tutti noi e la nostra dignità di essere italiani. Quando accadono questi eventi, ovviamente vuol dire che in un paese non esistono più né principi né valori. E la dignità umana è calpestata dall'ignoranza e dal vandalismo. Sto parlando dell'antipolizia. Sto parlando di quegli esseri immondi che agiscono coperti dalle tenebre e dai cappucci, perché non hanno il coraggio delle loro azioni. Noi, come vedete, non abbiamo niente da nascondere e lavoriamo alla luce del sole, perché abbiamo la faccia pulita. E questi esseri sono stati capaci di distruggere una lapide, ma non distruggeranno mai i principi che sono dentro di noi. Quelli ce li portiamo dentro e non ci saranno mai martelli che riusciranno a renderli in frantumi, perché noi siamo forti di questo. Questi atti, come ho detto, queste persone non hanno nemmeno il coraggio di firmarsi e si firmano e si nascondono dietro una sigla ACAB, una sigla terribile, che vuol dire che combattono contro la polizia, cioè combattono quelle persone che sono la tutela, la sicurezza, la salvaguardia della nostra vita e della nostra libertà. E questa è una cosa terribile per gli italiani. Dunque io, purtroppo, il mio forte sostegno alle forze dell'ordine molto evidentemente non è gradito. Così come non è stata gradita l'intitolazione di questa arena a Filippo Racciti, e i fatti accaduti lo dimostrano. Però la mia forza è quella di continuare, perché so di essere sulla strada giusta. So di avere dalla mia parte la parte migliore dell'Italia, quella che combatte, quella che lavora, quella onesta, quella che vuole la verità soprattutto. E quando si sta dalla parte giusta non si ha paura di nulla. E io voglio averla questa libertà, voglio averla la libertà di onorare i miei eroi, come Filippo Racciti, eroe sì, medaglia d'oro al valor civile, ferito gravemente non ha abbandonato il suo compito assegnato ed è rimasto lì, a tutela e garanzia della nostra sicurezza, fino a dare la vita, il sacrificio estremo. Delle volte con molta leggerezza si parla di un nome e non si capisce cosa c'è dietro quel nome, quanti eventi dietro quel nome. Una famiglia che piange, bambini che aspettano un padre che non torna. Perché? Perché queste persone malvagie riescono ad arrivare a colpire molte volte lo Stato e le istituzioni fino al cuore. Ma noi siamo più forti. Per cui noi combattiamo, perché Filippo Racciti rappresenta tutti noi, rappresenta l'Italia, la parte migliore dell'Italia, quella che crede ancora nella libertà, che abbiamo già conquistato 100 anni fa, la fine della Prima Guerra Mondiale, una libertà
che abbiamo conquistato a caro prezzo, che non dobbiamo più conquistare perché ci appartiene. E lui ha combattuto perché la nostra sicurezza e la nostra libertà non fosse violata, ma soprattutto perché le generazioni future non subiscono quello che stanno subendo quelle attuali. Noi abbiamo una grande responsabilità, la responsabilità di non dimenticare, perché attraverso il ricordo di questi sacrifici estremi si può sperare e pensare di costruire la civiltà del domani. Ed io vorrei rivolgermi a questi bambini che ho incontrato 2 giorni fa a scuola. Abbiamo parlato di Filippo Raciti, molti si ricordavano di essere stati qua, anzi con molta sorpresa ho sentito il loro racconto di quelle cose che sono state dette qui da Marisa Raciti, i ricordi toccanti di quella sera, i ricordi dei figli, cui Alessio aveva 8 anni, quindi era come uno di voi e aspettava il papà che tornasse. E a questi bambini dico: non seguite i compagni che vi portano sulla cattiva strada, quelli che vogliono distruggere con lo scopo solo di distruggere. Seguite i compagni bravi, quelli che vi portano sulla strada del rispetto, sulla strada dell'educazione. Siate voi di esempio per gli altri, e l'esempio lo creerete solo col ricordo e col rispetto. Perché tanto più rispetterete, tanto più nella vita sarete rispettati. E il ricordo di queste persone, il ricordo di questi eroi, servirà a dare basi solide alla nostra patria. Perché la nostra patria è forte ed è importante per quanta libertà riesce a garantire ai propri cittadini. Poi la parola libertà a questi bambini può sembrare una parola grande, una parola che forse non sanno interpretare fino in fondo, ma la libertà vuol dire svolgere la vita quotidiana senza l'assillo e la paura. Vuol dire poter frequentare i parchi, poter andare allo stadio, vuol dire uscire tardi a un ristorante senza paura di essere aggrediti, vuol dire andare per le nostre strade senza il terrore di essere picchiati, malmenati, scippati, violentati, derubati. Questa è la libertà. E la libertà noi la possiamo avere solo se rispettiamo le forze dell'ordine, tutti coloro che indossano una divisa e tutti coloro che tutti i giorni rischiano la vita per la nostra sicurezza e per la nostra libertà. Quindi rispettiamo sempre tutti coloro che combattono tutti i giorni in silenzio, molte volte mal pagati, molte volte impediti anche nell'azione, che però sono i nostri angeli custodi, quelli che sorvegliano e tutelano la nostra libertà. Quindi onore a tutti coloro che combattono affinché noi possiamo essere dei cittadini liberi, ma onore a Filippo Raciti. Che lui la vita l'ha data veramente per tutti noi e per dare un futuro migliore a questa nostra Italia. Grazie.